Grazie al proloco e alla collaborazione delle associazioni locali, a Buseto Palizzolo tornano i mercatini di Natale. Ieri sera, presso il villaggio di Badia, è stata inaugurata la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale. Dopo il taglio del nastro, la musica degli ottoni animati che ha allietato il pubblico, regalando un'atmosfera gioiosa e calorosa. Le degustazioni delle sfince e delle genovesi calde hanno aiutato poi espositori e visitatori a immergersi nella serenità e nella spensieratezza delle feste di paese. Anche oggi altri spettacoli eseguiti da alcuni artisti di strada, pure con il fuoco. Per i più piccoli invece la particolare casa di Babbo Natale con il laboratorio delle letterine e dei biscotti. Domani pomeriggio i mercatini di Natale apriranno alle ore 16 con la musica della banda musicale Giacomo Candela di Buseto Palizzolo, mentre successivamente toccherà la Drepanum di X-Band e in serata alla Trio Sicitalia. Ovviamente, come nelle altre serate, non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici e la possibilità di acquistare oggetti e prodotti locali realizzati da artigiani e hobbisti presenti ai mercatini di Natale. Abbiamo inaugurato la 3 giorni dei mercatini di Natale. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione, alla cooperazione tra l'amministrazione comunale e la locale Proloco. Hanno contribuito a far sì che si possano realizzare queste 3 serate particolari diverse associazioni locali. Questa sera abbiamo avuto la presenza degli ottoni animati che hanno arricchito e rallegrato qua il villaggio di Badia di Buseto Palizzolo. Domani sera avremo degli artisti di strada che rallegreranno tanti bambini ma nello stesso tempo anche i genitori al seguito. Il clou della serata anche la domenica sera, dove avremo 3 spettacoli itineranti organizzati qua in piazza, la possibilità di poter gustare dei dolci tipici locali quali le sfince, le genovesi e molto probabilmente degli assaggi di altri prodotti. L'invito è quello di venirci a trovare e brindare con il nostro vin brûlée.